Ma quale pistola? Ma quale pistola? Questa è una gente figa, te lo senti dalla borsa. E questa sera su Stabia Channel, figare e picone. Buonasera, benvenuti. Buonasera, intanto buonasera, buonasera. Chiedo scusa per la carnagione che a confronto tuo, cioè, però ancora non ho avuto il tempo di andare a mare. Figarla sì. Qualche giorno. È il vantaggio di abitare una città bella come Castellammare. Sì, ma sulla anche spiaggia. Anche a Palermo c'è il mare, però io proprio non ci sono potuto andare. Lui ancora non sa la strada per arrivarci, questo è il problema. Però vedete com'è l'Italia, cioè io sono. Vabbè, comunque questo è. Allora voglio sapere, Ficaro e Picone, perché prima lui e poi Picone? Perché lui è più bravo? Numero uno? No, sono stati dei patti. Io ho detto facciamo i primi 20 anni, ci chiamiamo Ficarra e Picone, e gli altri 20 ci chiameremo Picone e Ficarra. Infatti, siccome scadono i primi 20 anni tra qualche mese. Però io ho chiesto il rinnovo. Ah, hai chiesto il rinnovo? Non lo sapevo. Quindi faremo altri 20 anni. C'è l'opzione. Quando vi siete conosciuti? Nel 93? No, e dove vi siete conosciuti? Una spiaggia, proprio un incontro quasi romantico. Ci siamo conosciuti in un villaggio turistico, dove lui faceva l'animatore, io facevo il cliente. Ah. Bianco, già allora ero bianco, cioè io ero in villaggio però rimanevo bianco. Si notava per questo, perché era l'unico bianco. E ho notato lui che era, infatti gli ho detto proprio, sentami, vorrei un braccialetto. E lui dice, no guarda sono italiano, perché lui era proprio nero, abbronzato così. Allora da quel momento abbiamo cominciato ad avere un approccio, abbiamo parlato. E fu amore a prima vista. E fu amore a seconda, terza vista, perché non lo sopportava all'inizio. Quanto è difficile far ridere il pubblico? E voi quando avete scoperto di essere dei comici? Noi siamo nati come attori drammatici. All'inizio noi... Sei comico? No, infatti. Ah. Siamo nati come attori drammatici. Abbiamo rappresentato le nostre tragedie. I drammi che ci affliggevano, e all'improvviso ci rendevamo conto che la gente rideva. E quindi abbiamo dovuto rifare le locandine, abbiamo scritto cabaret. Le locandine prima piangevamo sempre, in queste abbiamo tolto le lacrime. E ridiamo. La seconda volta qui a Castellammare di Stabia, l'avete trovata cambiata? Sì. Un po' invecchiati quelli che ci hanno ospitato 10 anni fa, siamo stati al Super Cinema. Quello sicuro. Loro sono invecchiati, noi siamo rimasti quelli che eravamo. Sì, 10 anni fa siamo stati qua a Castellammare, siamo tornati con molto piacere in questa struttura che è veramente bella, è adatta al cabaret, agli spettacoli dal vivo. Esatto, siamo qui adesso pronti per iniziare la serata. Grazie. A voi. Però ciao. Con questa luce ti abbronzi ancora di più. Guarda, guarda. Bastaci una mezz'oretta. Allora posso. Andate via, che io rimango così, ciao. Che mi abbronzo un po' per te. Oh. La comicità di un siciliano e la comicità di un napoletano, le differenze? Ma considerando che io sono siciliano, dico solamente che la comicità del siciliano è superiore a quella del napoletano. Non sono poi d'accordo, lei è anche siciliano? Difendi la categoria napoletana. Pano, diciamo che i siciliani si applicano a essere comici, noi lo siamo di natura. Ti è piaciuta questa? Mi è piaciuta, la concludiamo qui. E ci siamo quasi, tra qualche minuto vedremo su questo palco Ficarra e Picone. I sicilianazzi. I siciliani, ti piacciono? Certo, lo sono anch'io. Quindi. Ah, quindi perciò sei in seconda fila, ci tieni particolarmente? Naturalmente. Ma tu vivi qui? Io vivo qui e grazie a loro mi sento a casa. Sì. Ma chi è più bello, Ficarra o Picone? Ma in verità io non li distingo tanto, oramai camminano all'unisono. È la prima volta che li vede? Sì, dal vivo, li ho qualche volta sentiti, visti per televisione, ma mai visti da vicino. Cosa ne pensa della riapertura delle antiche terme di Castellammare? Questa è una grande conquista, per noi ex stabiesi è veramente una grande conquista, aspettavamo da tempo e speriamo veramente che ci sia con questo un rilancio di Castellammare, la cosa che ci auguriamo tutti. Questa sera direttamente dalla Sicilia un duo comico italiano amatissimo, Ficarra e Picone. Di rilevanza nazionale direi, sono fra gli uomini di spettacolo più visibili e più godibili che abbiamo in Italia in questo momento. Sono molto contento che siamo riusciti a regalare ai cittadini di Castellammare un'occasione come questa. È una bella visibilità anche per la nostra città, lo scenario è stupendo. Castellammare merita questi artisti, con la riapertura delle antiche terme, un grande successo di pubblico e anche questa sera alle nostre spalle la platea è piena. Sì, siamo riusciti un po' mettendo in sinergia pubblico e privato a regalare alla città, e non solo alla città perché sono tantissime le persone che vengono da fuori, una stagione estiva degna di questo nome che ci proietta a pieno titolo e che è in posizione di primissimo piano sullo scenario degli eventi estivi di quest'anno. Questa sera Ficarra e Picone direttamente dalla Sicilia, ancora una kermesse che ha registrato un buon numero di presenze. Una manifestazione fino adesso lucidissima, stasera abbiamo uno del clou
con Ficarra e Picone, poi avremo Biagio Izzo, partecipazione meravigliosa delle persone. Tutto sta andando per il verso giusto, cercheremo sempre di migliorarci. Al di là del suo ruolo di assessore, da cittadina, come giudica questi eventi qui alle Antiche Terme? Sicuramente in maniera positiva, perché c'è tanta partecipazione, c'è possibilità per i cittadini di venire, diciamo, in queste serate e quindi godere soprattutto della struttura delle Terme Vecchie, che per tanto tempo è rimasta chiusa, e anche di divertirsi e quindi passare una serata diversa. La prima tappa dei vostri eventi, questa sera si debutta alla grande con Ficarra e Picone, un duo comico pazzesco. Certo, siamo contenti di stare qua nelle Antiche Terme, una location fantastica, sarà uno spettacolo eccezionale. Riportiamo avanti il discorso della rassegna Love Cabaret, questa rassegna di teatro comico che ha ospitato già Ficarra e Picone 10 anni fa, nel 2002 al Super Cinema. Me l'hanno detto dietro le quinte. Siamo contenti, ci siamo rivisti, è stata una bella cosa. D'altronde sono davvero simpatici sul palco e anche dietro le quinte. Certo, molto disponibili. È anche questo il segreto del successo, no? Due persone umili, importanti, che hanno grande volontà e hanno voglia di fare. E Castellammare merita questi artisti. Certo, Castellammare merita. Faccio un grande in bocca al lupo a Peppe De Rosa, che è il direttore artistico del Quisisana Festival, che ha una grande missione. Una grande missione. Perdonami, la città sta rispondendo bene, quindi siamo contenti. Questo è uno di tanti eventi. E dei vostri eventi, della Fly Events, cosa avete in programma? Il 9 settembre ci sarà lo spettacolo di Made in Sud, che sta andando anche fortissimo. Colgo anche sempre l'occasione di ringraziare un po' l'amministrazione comunale e tutto il pubblico che ci segue, e Castellammare, che sta dando dimostrazione di partecipazione, questo è importante. Tanti spettacoli e tanta gente che sta vivendo le Antiche Terme in modo positivo. Stasera il Quisisana Jazz allarga gli orizzonti a tutti gli eventi, e questo evento di stasera, Ficarra e Picone, è qualcosa di eccezionale per Castellammare di Stabia, che sta vivendo un festival particolare. Siamo a 20.000 presenze stasera, poi dopo contiamo anche queste. La platea è piena, alle nostre spalle vediamo. Sì. Sì, è il piacere di vedere che se si vogliono organizzare bene le cose si possono fare, anche a Castellammare.